Assessore, soffermiamoci un attimo su quello che è il valore della posizione di Taranto, è d'obbligo parlarne in questa occasione. Ma io penso che questa vicenda dimostri quanto sia felice la collocazione di Reggio politica strategica del porto di Taranto. Una posizione che si può mettere a valore se adeguatamente supportata anche da infrastrutture. Stiamo solo agli inizi delle potenzialità di sviluppo della portualità industriale di Taranto, perché il completamento del fascio ferroviario all'interno del porto consentirà una piena intermodalità, consentirà alle navi di attraccare qui a Taranto, scaricare e poi tramite ferrovia portare le merci nel cuore dell'Europa e in 35 ore anziché nei 5 giorni di navigazione che dallo stretto di Gibilterra occorrerebbero per arrivare al porto di Rotterdam. Quindi significa che la collocazione è un vantaggio competitivo potenzialmente straordinario. Pian piano le società di navigazione lo stanno cogliendo e noi dobbiamo corrispondere a queste potenzialità attraverso lo sviluppo di adeguate infrastrutture. Io credo che tutti gli elementi, gli ingredienti si stiano concentrando qui a Taranto perché possa esplodere come uno dei porti del Mediterraneo, come una vera risorsa per lo sviluppo regionale. La più grande nave del mondo è a Taranto, vuol dire che può venire a Taranto. Quindi adesso a noi, nel senso che tutte le istituzioni, dico tutte, e in maniera particolare all'autorità portuale, che ha una nuova autorità portuale, regolarmente eletta, valorizzare e far sì che questo diventi il vero motore non solo per la nostra città, per tutta la nostra regione e per il Mezzogiorno, perché queste sono le vere potenzialità del nostro porto. Portualità e retroportualità. Certamente, sappiamo che la nostra grande possibilità per gli spazi infiniti, e siamo fortunati perché gli altri porti non hanno questa opportunità, la retroportualità. Però non dobbiamo essere egoisti pensando di risolvere i problemi da soli o di marciare da soli. L'altra ricetta per poter riuscire a dare vere risposte è quella di mettersi in rete con gli altri porti della nostra nazione. E perché no? Con il porto del Mediterraneo, cioè noi siamo in questa posizione avvantaggiati geograficamente, ora mi auguro che tutte le intelligenze si mettono a lavorare, al lavoro per creare opportunità di sviluppo, posti di lavoro, insomma un nuovo futuro che è legato alla volontà, alla voglia di farle così per forza. Per evitare anche che possano accadere quegli episodi negativi come la Gioia Tauro, che da un giorno all'altro una compagnia decide di andare via dal porto e il porto si trova in ginocchio. Noi questa polifunzionalità